queste sono 5 storie di uomini uccisi dalle loro stesse invenzioni. Ovviamente, prima di cominciare il video, vi invito a lasciare un bel like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi anche al canale. Bene, adesso incominciamo subito con il video. La vita di molti inventori è spesso travagliata e tutt'altro che felice. È il caso di coloro che hanno avuto il triste destino di vedersi addirittura uccidere dai macchinari che avevano contribuito a costruire. Ecco le loro storie. Max Valier, l'uomo che cercava di spingere le auto come razzi. La tecnologia che sta alla base dei razzi si basa su una serie di reazioni chimiche che possono essere molto pericolose perché esplosive. Max Valier era uno scienziato che, soprattutto per avere finanziamenti per i suoi studi, pensò che le auto avrebbero potuto viaggiare anche ad altissima velocità, sfruttando le stesse reazioni chimiche dei razzi. Fece alcune prove, delle quali le prime due andarono bene, mentre nella terza causò un'esplosione che uccise Max all'istante. Il suo sogno era quello di utilizzare i razzi per andare nello spazio. Frederick Duesenberg, l'inventore delle auto da corsa. Se oggi possiamo guardare competizioni come quelle della Formula 1, è per l'intuizione geniale di questa persona. Il primo a pensare che le auto non dovevano essere necessariamente solo veicoli per il trasporto di persone, ma potevano essere anche mezzi sportivi e gareggiare tra di loro. Così ha iniziato, con l'aiuto di suo fratello, la costruzione di alcune auto che potevano raggiungere velocità molto alte e sempre a scopo sportivo. Durante una delle tante prove che fece, però, si schiantò contro una roccia, morendo sull'auto che cercava di perfezionare. Lisi, l'inventore del metodo dei 5 dolori. Quando si inventa una tecnica di esecuzione, dobbiamo sempre sperare che a nessuno venga mai in mente di provarlo sulla nostra di pelle. Lisi, nel 300 avanti Cristo, ha contribuito a gettare le basi della Cina moderna con provvedimenti come la standardizzazione del peso delle monete, che getterà le basi per la costruzione della grande muraglia. Il problema è che quando l'imperatore cinese sotto il quale Lisi lavorava morì, il suo successore accusò Lisi stesso di voler prendere lui stesso il potere. Così lo condannò a morte, proprio con il metodo dei 5 dolori, che consisteva nel tagliare una mano, poi un piede, poi il naso, poi i testicoli e poi infine il corpo a metà. E forse uno che ha inventato un metodo del genere un po' se l'ho meritato. Francis Edgar Stanley, l'inventore dell'auto a vapore. Altra storia dettata dalla sfortuna più che dall'essere maldestri è quella di Francis Stanley, che dopo aver fatto diversi lavori nella sua vita ha realizzato la prima auto a vapore, un mezzo lento ma che consisteva di spostarsi senza camminare, che ebbe anche un buon successo quando era ancora in vita perché era molto richiesta. Purtroppo, mentre la guidava, incontrò un ostacolo in mezzo alla strada che lo fece sbandare e finire sotto una catasta di legna che gli si rovesciò addosso. Lo portarono verso l'ospedale, ma morì nel tragitto. Otto Lilienthal, l'inventore del deltaplano. Se oggi possiamo vedere le persone volare con il deltaplano, è anche merito di quest'uomo. Inventò infatti un rudimentale deltaplano senza motore, chiaramente, che iniziò ad utilizzare per delle esibizioni, ottenendo un grandissimo successo un po' in tutto il mondo, come uno dei primi uomini in grado di volare. Tuttavia, durante un'esibizione nel 1890,
96 qualcosa andò storto e Otto perse il controllo del suo deltaplano, cadendo da 17 metri d'altezza, caduta che gli causò la rottura della spina dorsale e la morte istantanea. Purtroppo questo video è terminato. Se il video ti è piaciuto, lasci un bel like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti anche al canale.